Cari telespettatori, buonasera, benvenuti in questa nostra solita e consueta trasmissione televisiva. Davvero un abbraccio a tutti voi, siamo ben lieti di potervi presentare questo parissesto davvero d'eccezione e molto 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 bello, davvero bellissimo. Intanto, vedete alle mie spalle, è per me un piacere, un onore, insomma, esercitare questa breve e sintetica presentazione a corredo di queste opere meravigliose. Ecco, dalla, dalla quale si scorge insomma, subito un meraviglioso Tozzi, un capolavoro davvero fantastico. E, come diceva il nostro direttore artistico, che salutiamo sin d'ora e ringraziamo per l'appoggio tecnico, insomma, ce ne, so, ce ne sono diverse altre, probabilmente, di opere in giro, reperibili anche in occasioni di. Importanti aste, però guardate, guardate questo Tozzi alle mie spalle, insomma, questo è davvero un capolavoro assoluto eh, del grande maestro al quale ci vogliamo appellare in questa prima. Primissima parte della trasmissione televisiva. Riccardo e Roberto eh, nel backstage alla console per ricevere le vostre telefonate che possono, come al solito, pervenire in rigorosa diretta televisiva. Dicevamo a proposito di questo meraviglioso Tozzi: intanto, guardate anche le dimensioni, le tipiche tonalità cromatiche di quest'opera fantastica e anche l'importanza storica che essa rappresenta. Per il fatto, poi ve lo diremo anche con dovizia di particolari, che è stata. Esposta davvero in molteplici ed importantissime occasioni, eh, pubbliche, palazzi, mostre, fiere e quant'altro, davvero di grande, grande pregio e prestigio. Comunque, eh, non di rado si nota anche un'opera come questa, un'opera simile a questa, in giro un po' per il mondo, nelle più importanti location, sia private che pubbliche. Insomma. Cercate di approfittare ora, oggi, adesso, ick et Nunc, come si dice, di questo fantastico Tozzi telefonando alla regia per poter chiedere qual è la richiesta, scusate, il gioco di parole, eh, opzionandolo, confermandolo, vedendolo dal vivo se del caso. In ogni caso, ecco, pensando al fatto che di sicuro qui stiamo parlando di uno dei più grandi artisti in assoluto a cui si può fare riferimento per quanto, per quanto concerne l'arte contemporanea. Opera pubblicata sul catalogo ragionato dei dipinti di Mario Tozzi al volume secondo. E poi ha esposto in Galleria Sapone Nizza, in Galleria Guglielmo Tell di Chiasso, al Palazzo Strozzi di Firenze, alcune fra appunto, le location che possiamo citare eh, a proposito di questa meraviglia che eh, abbiamo voluto prescegliere per iniziare la trasmissione di oggi. In questo primo tratto vi parleremo di tre capolavori, davvero uno più bello dell'altro. Cercate di approfittarne, cercate di chiedere qual è l'ammontare della richiesta complessiva che fa da seguito perché, ecco, perché nascondono, celano davvero almeno tre, tre grandi, grandissimi affari. Ecco, intanto Stefano, che pure saluto e ringrazio, inizia a dettagliare. Eh, i colori, le colorazioni davvero meravigliose di questo Mario Tozzi che non ha, potremmo dire, bisogno di nessuna presentazione. Dicevamo eh, Nizza oppure Chiasso, Firenze, Bologna, proviene da un'importante collezione privata, è un'opera del 1975, quindi ormai ha 44 anni, praticamente perfetta, praticamente perfetta in ogni dettaglio, anche la cornice è molto bella, è un olio su tela. Spesso ci chiamate per sapere quali sono le dimensioni precise, allora ci piace ricordare anche queste. Poi, peraltro, ecco, con una telefonata mh, potete raccogliere ogni elemento e dato. 65 per 54, ma è un'opera maestosa. Un'opera davvero molto, molto, molto bella. Ehm, 15 punti francesi, appunto, ecco, da non confondere con i 10. Questa opera diciamo tipica, possiamo definirla così, una testina, proprio poi vi faremo vedere semmai anche le varie altre pubblicazioni che la seguono, in ogni caso tipica, tipica di Mario Tozzi, con il collo allungato, i dettagli, insomma dei lineamenti piuttosto squadrati, la geometria che si fonde agli elementi praticamente più eh, umani. E, e, che riportano al figurativo eh, appunto di una eh, figura femminile. Eccola qua, la figura eh, è a pagina 396 e vi facciamo vedere adesso proprio il catalogo generale, tomo secondo di Mario Tozzi. Eccolo qua che entra sui vostri teleschermi. Stefano si organizza per riprendere in basso qui dove è il mio pollice praticamente eh, la figura di cui vi stiamo parlando cioè la pubblicazione dell'opera del 1975 in olio su tela questa meraviglia assoluta spesso il nostro direttore ci insegna ad andare a valutare anche l'opera dal punto di vista estetico ovviamente Tozzi è stato autore di un gran numero di opere simili ma non sono tutte uguali, anzi, eh, bisogna saper riconoscere insomma, qual, è, eh, qual, è, qual è la più bella, la meno bella, la particolarmente bella, la bellissima. Ecco, per usare eh, un gergo molto semplice, anche banale se volete, però, qui abbiamo una figura che noi riteniamo possa un po' racchiudere. Con la sua semplicità ma anche la sua bellezza manifesta e maestosa, un po' tutta quella che è l'arte eh, poetica di Mario, di Mario Tozzi. Adesso facciamo un'inquadratura che ci consente di vedere sin da subito i tre capolavori della primissima parte della trasmissione di cui vi parlavamo poc'anzi. Eccoli qua, guardate. Allora, preparatevi perché eh, ci sarà eh, una specie di sussulto insomma, dai vostri divani da casa perché sfidiamo chiunque a non poter riconoscere Utrillo, Tozzi ne abbiamo parlato e poi il meraviglioso Guttuso, un'opera più importante dell'altra. Tutti e tre pubblicati, tutte e tre le opere sono ampiamente pubblicate e qui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Possiamo dire questo: non vi fate per così dire allarmare oppure frenare ecco dalla altisonanza di questi nomi o comunque dall'importanza dei nomi stessi. Magari penserete di non poter nemmeno chiedere il prezzo di un guttuso oppure di un tozio di un nutrio, vista appunto quanto sono importanti nella storia dell'arte e quanto sono famosi in tutto il mondo. Invece fatelo, chiedetene il prezzo perché rimarrete anche qui: riteniamo sorpresi. Possiamo applicarla, dottore, questa clausola? Ecco, la clausola dei 10 mesi tasso zero, in questo caso per queste tre opere può essere applicata. Come al solito mi faccio anche una passeggiatina di fronte alle opere stesse per poter ecco, far cogliere il dettaglio della corrispondenza non, insomma, tra la loro dimensione e quella di una dimensione normale di una figura umana. Utrillo, Tozzi e Guttuso. Facciamo una carrellata generale allora di tutte le opere. Oggi, ehm, diciamo così, l'asticella tecnico-qualitativa del programma viene di nuovo alzata. Speriamo che siate davvero in tanti a poter vedere questa trasmissione televisiva. Allora, con il benestare, anzi, con la richiesta espressa esplicita del nostro direttore, facciamo adesso una carrellata complessiva che vi consente di far vedere immediatamente tutte le opere. Per cui, Utrillo, Tozzi e Guttuso, già le abbiamo per così dire introdotte, poi un. Pignatelli del 2000, ormai introvabile, rarissimo, davvero meraviglioso. Qui dovete notare la differenza fra il telone ferroviario che si usava nella prima maniera appunto di Pignatelli, quando Pignatelli vinceva il premio Cairo, e poi effettivamente quelli più eh, recenti. Ma andiamo avanti, possiamo già d'ora, eh, dottore, andare ad inquadrare così velocissimamente il Bai, ancora più veloce, Stefano, il Pascali. Proprio una carrellata senza presentazione, giusto, giusto, ecco, una qualche sostanza di presentazione, introvabile questo Pascali, come peraltro il De Dominicis che sta per arrivare sui vostri tre schermi, guardate con questa doppia colorazione, ma anche materiale, con la foglia d'oro che va ad essere usata proprio dall'artista. E poi abbiamo un inedito quanto spettacolare, San Filippo al numero 9, sempre della parete centrale, e un'altra opera per la quale abbiamo già ricevuto in pretrasmissione tante telefonate, questa di Mambor, che pure adesso ci piace andare a riprendere. Ma non finisce qui, dopo Mambor, San Filippo e poi mh, lo stesso De Dominici, Spascali, Bai, Pignatelli, Guttuso, Tozzi e Utrillo, vi facciamo vedere le ultime tre opere. Due sono del Grande maestro dell'estroflessione italiana, il più grande in assoluto, le facciamo vedere insieme: bianca e rossa, forse le più belle. Ecco, ci possiamo permettere di dirlo senza peccare di falsa modestia: che si possano avere sul mercato. Vedete, con gli ovali tipici 5 e 4, 4 e 5, di, da, di grandi dimensioni, del maestro dell'estroflessione italiana. E l'ultima opera di questo parinsesto, dopo aver ripreso queste due che pure vogliamo attenzionare perché rappresentano forse il più grande affare di questo programma di oggi, vista la quotazione attuale sempre in risalita, l'ultima opera, dicevamo, quella della Transavanguardia Italiana, anzi, quella del fondatore della Transavanguardia Italiana, Sandro Chia, un senza titolo del 2005. Poi vi facciamo vedere qualche dettaglio su ciò che sta avvenendo su queste opere. Della transavanguardia. Anzi, possiamo dire, ve lo facciamo vedere sin da subito. Pensate, con la cornice d'artista, che pure Stefano sta inquadrando in questo momento, vedete, misura 1,45x1,10 m, una cornice importante, molto, molto spessa, molto eh, ben articolata volutamente proprio con delle pennellate materiche dall'autore. Pensate, la tela invece è di 108x73, per cui diciamo molto più piccola rispetto alla cornice stessa, ma complessivamente è un'opera davvero eh, di mastodontiche dimensioni. Poi le colorazioni, insomma, ve le faremo notare. Guardate, ecco, guardate i, colori. i colori sono davvero una meraviglia, sono un inno alla transavanguardia stessa, come peraltro anche i lineamenti di questa classica figura che ritroviamo anche nelle sculture poi di questo eh, movimento pittorico teorizzato da Achille eh, Bonito Oliva. Opera del 2005, archiviata al numero 3642, l'asta, il dettaglio con cui vogliamo accompagnarne la presentazione, un'asta che avrà luogo davvero domani, domani, vero dottore, domani, eh, ha un base d'asta confermato per cui sul quale si dovranno pagare poi anche i diritti di seguito, le spese di rito, ecco come per legge, di 25 mila euro. Lo possiamo, eh, lo, 32 complessivamente. Beh certo, poi ovviamente trattasi del base d'asta. Lo possiamo far vedere, allora eh, bah, basta anche solo citarlo. Eh, 25 mila euro domani in asta. Con base d'asta già confermato, per cui si parte da lì più i diritti di seguito, per cui un base d'asta di 32.000 euro che salirà inevitabilmente. Per cui chiedete, ormai, dettovi questo, qual è la richiesta eh, di questa sessione televisiva per quest'opera? Per quest'opera. Un pezzo davvero spettacolare, ci narra tutta la transavanguardia, basta avere questo. Senza comprare alcunché in aggiunta. Eh, aggiuntivamente quando si riesce a confermare questo pezzo in olio su tela di Sandro Chia cornice 145x110 con l'opera all'interno beh insomma si ha un qualcosa di davvero spettacolare che ci narra tutto il movimento di cui vi stiamo parlando riteniamo che sia così peraltro riteniamo che sia un pezzo particolarmente bello, importante fatto di colori quasi retroilluminati fluorescenti con un distacco insomma, fra una veste e l'altra che ci riporta e ci fa ripiombare alla tecnica della, del dipinto, dopo no, la pausa celeberrima e celebre, degli esperimenti che insomma, annientarono il figurativo quasi totalmente. Insomma, il ritorno alla pittura si ha con questo eh, passaggio che, insieme a pochi altri, è stato teorizzato a livello internazionale come peraltro l'arte povera italiana no? e quant'altro. Insomma un'opera molto importante nella più recente storia eh, dell'arte contemporanea. Possiamo ripartire, possiamo ripartire con altre opere. Nato a Parigi nel 1883 uno dei pochi artisti della capitale francese originari del, 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 del grande quartiere. Eh, con l'atmosfera della Bohème, insomma, eccolo qua. Moris Utrillo con la sua firma del 1937. Pensate, questo capolavoro e la descrizione dell'opera in basso a sinistra. Qui, cari amici, saliamo sull'Olimpo. Abbiamo un qualcosa che è stato composto, realizzato e eseguito da un grandissimo, da un grande maestro, come pochi, davvero a livello internazionale. Eh, sapete conobbe Modigliani, Degas, eh, due fra i tanti artisti stranieri venuti a vivere nella capitale europea dell'arte. Parigino, guardate la tecnica che usa per andare ad immortalare, per così dire, con il suo sguardo, per il tramite dei suoi occhi, questa una delle tante insomma cattedrali che Utrillo poi raffigurò eh, nel corso delle sue produzioni. Da questa meravigliosa cattedrale che Stefano vi sta riprendendo, poi ne dettaglieremo anche ecco, mh, per così dire i profili più specifici. Guardate, a conferma della internazionalità, dell'importanza internazionale di Utrillo. Vi possiamo far vedere proprio a quanto è stato confermato in una recentissima eh, asta, guardate allora, 100.000 sternine più i diritti andiamo a 150.000 euro. Per questo soggetto una casa di campagna forse meno affascinante di una delle sue classiche cattedrali, un pochettino più grande certamente, però insomma pensate una recente conferma di un'opera di, di Utrillo all'asta a 150.000 euro. Anche qui esortiamo un po' i nostri gentili telespettatori a poter chiedere pertanto a quanto ammonta questa, questo capolavoro appunto di Utrillo che adesso il nostro caro Stefano insomma, vi sta ehm, dettagliando con la, con la telecamera. Vi facciamo vedere anche per così dire la pubblicazione. Intanto, non appena avremo finito questa panoramica, ogni sessione dell'opera può essere un'opera a sé stante. Fateci caso, ogni riquadro. Ogni 5x10, ogni 10x10 10, insomma, ogni tratto può essere un'opera a sé, potrebbe essere ritagliato questo capolavoro in 6, 7, 8, 9, anche 10 parti e potrebbe anche essere, come un po' avveniva per De Chirico con i cavalli sotto la tempesta, essere venduto anche separatamente. Allora, fate bene attenzione eh, perché vi vogliamo far vedere anche l'ouverture completa di eh, Utrillo. con il numero 1809 eh, in pubblicazione proprio sul suo tomo terzo catalogo generale. Allora guardate, eccola qua, sulla parte mediana del foglio a destra la cattedrale di cui vi stiamo parlando. Ma un qualcosa di davvero spettacolare, meraviglioso, che ormai è davvero introvabile, super raro, se non impossibile trovare in una trasmissione televisiva, eh, che essa sia, insomma, fra le tante che girano poi sui vari palinsesti. Voi sapete, le tele migliori di Utriglio sono invece quelle in cui si sofferma, ecco, per amore o per nostalgia, a, a dipingere proprio le varie cattedrali, sulle strade in salita di Mormatra, le piazzette deserte, le vecchie chiese. E quindi quest'opera, un po' come le altre che vi stiamo presentando, sta a denotare il classico Utriglio, la classica eh, realizzazione proprio di questo grande maestro. Andiamo avanti allora, proseguiamo in ordine con il programma di oggi, esortando i nostri telespettatori a chiamare perché oggi davvero ci sono delle opere che vi aspettano all'incrocio della convenienza più di ogni altra. Stiamo finalizzando tanti lavori, qui abbiamo l'ennesimo Tozzi a vostra disposizione, ne abbiamo confermati altri tre, forse quattro, l'ultimo in ordine di arrivo è questo e forse supera un po' tutti per meraviglia e bellezza. Vogliamo andare per ordine, ripetiamo: è un'opera del 75, misura 65x54 ed, ovviamente, è il classico olio su tela magistralmente eseguito e realizzato con una testina femminile dal grande Mario Tozzi. Si intitola Figura. Si intitola Figura. È pubblicato sul catalogo Ragionato dei dipinti. Chi si fosse sintonizzato solo ora se l'è un po' perso, ma se volete ve lo facciamo anche rivedere visto che stiamo già alla prima mezz'ora della trasmissione televisiva e non vogliamo perdere l'occasione per farvelo vedere anche in catalogo generale, eccolo qua, pagina 396, sul tomo secondo del catalogo generale ragionato dei dipinti di Mario Tozzi, abbiamo in basso proprio la figura di cui vi stiamo parlando. Un'opera che proviene dopo vari giri, possiamo dire per il mondo da una collezione privata molto molto importante, peraltro ringraziamo, un'opera acquistata con lungimiranza dal nostro direttore, un'opera che per questo può essere ora riproposta a voi cari collezionisti, insomma, tanto ammirati amanti di Tozzi, lo capiamo dalle telefonate che stanno arrivando Ecco, con questo esemplare che è un po' il punto di riferimento, riteniamo che sia uno fra i più belli in assoluto che si possa avere, possedere, acquistare per quanto concerne la mh, produzione di Mario Tozzi, esposto non a caso proprio per la sua bellezza probabilmente, proprio per la sua importanza, proprio per il suo spessore praticamente artistico perfetto che lo accompagna a Nizza, a Firenze, nella Pinacoteca peraltro comunale della città di Macerata, presso la Galleria del Sagittario di Bologna, a Chiasso, insomma esposto davvero, davvero in importanti sessioni pubbliche, prima di rientrare poi in circuiti privati non di meno eh, rilievo. Andiamo avanti con ritmo, perché oggi vi vogliamo far vedere davvero tante volte le nostre tante opere. Queste sono opere che potrebbero avere dignità di museo davvero e è un po' un pinacolo organizzativo quello che va in onda in una trasmissione televisiva che se volete da questo punto di vista è assolutamente atipica, perché non c'è un'altra occasione come questa, lo diciamo senza paura di essere smentiti, in cui così tante opere di così tanta importanza insieme vengono proposte all'attenzione del nostro gentile pubblico. Roberto sta gestendo anche la diretta streaming sul canale eh, del sito internet. Vi ricordiamo che potete anche scrivere chiedere usando il canale internet, appunto, il sito internet rinnovato, qualsiasi delucidazione, considerazione al nostro direttore artistico che ne sa davvero eh, sempre un po' più di tutti, essendo ormai decenni e decenni che vive collezionando, reperendo, acquistando, rivendendo opere di grande rilievo. Per cui una grande passione da condividere un po' con tutti voi. Facciamo vedere la firma di Mario Tozzi, Stefano, qui in basso a sinistra, anche qui particolarissimo Tozzi, eh? la incide praticamente, la incide sulla vernice ancora fresca, sul colore ancora fresco e scrive il suo nome. Eh, arrivando praticamente così a sfumare questo dettaglio in secondo ordine rispetto alla testina che ci sembra eh, essere ammirata dal paesaggio che la circonda. Davvero superlativo, Mario Tozzi, un tocco di eleganza, di astrattezza, ma anche di figurativo. Eh, al contempo davvero molto importante, davvero molto 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 importante, un vero e proprio punto di riferimento. Qui chi conferma quest'opera, perché ve lo stiamo proprio ecco, per così dire suggerendo, non si pentirà mai di averlo fatto. Dieci mesi tasso zero, vale a dire con un leggero anticipo che potrebbe ecco, essere quantificato in un 20%, il restante 80% lo potrete poi corrispondere. In 10 raste mensili a tasso zero effettivo, quindi senza nessun costo aggiuntivo. Eh, settimanalmente, percorriamo tanti chilometri un po' in tutta Italia, eh, arriva la pietra miliare della galleria, vale a dire la nostra colonna portante, il responsabile Riccardo, che potrà fare una prova anche sui vostri spazi, nella vostra collezione privata. Ecco, a parete, come si dice. Eh, quindi senza nessun impegno, se siete ser seriamente interessati, ecco, di ciascuna di queste opere. Per la prima volta un qualche dettaglio ora del grande Guttuso. Guardate, abbiamo, abbiamo questo Guttuso degli anni Ottanta che segna una evoluzione del figurativo, della quale praticamente vi stiamo un po' tracciando per grandi linee. L'analisi storica dagli anni 30 di Utriglio, infatti è un 1937 che vi abbiamo fatto vedere, agli anni 70 di Tozzi, anni 80, appunto per Guttuso, per questa melanzana no? che ci riporta un po' al filone, come sapete, no? del, del grande Guttuso che raffigura con grande realismo. Ecco, elementi della natura corrente, eh, frutte, eh, oppure anche verdure e quant'altro, le melanzane, i peperoni, eh, le arance, no, i carciofi, insomma, eh, lo sappiamo un po' tutti. Anche quest'opera è pubblicata, come peraltro quella di Utrillo di Tozzi. Ecco, anche qui in Guttuso abbiamo una pubblicazione sul catalogo generale Renato Guttuso a cura di Enrico Crispolti, numero 85 barra 52, opera del 1985. Riccardo ha preparato un appoggio alla presentazione stampando proprio una tranche del catalogo generale. Ecco, chiedete il prezzo, non vi lasciate, tra virgolette, impressionare ecco, dalla celebre e dalla famigerata storia del mitico Renato Cuttuso potrete realizzare il sogno di portarlo a casa vostra davvero con molto meno di quanto si potesse pensare eh, prima face per un capolavoro come questo. Guardate la maestria di uno dei più grandi artisti italiani in assoluto come viene resa nel dettaglio della telecamera. Anche noi rimaniamo ammirati nel ripercorrere queste immagini che eh, se scrutate da lontano, da qualche metro di distanza, e comunque complessivamente nell'opera stessa sembrano essere meno complesse. Poi, quando si entra all'interno del singolo dettaglio, delle singole micro pennellate, si capisce che tipo di livello di ingegno abbia lavorato, che tipo di livello tecnico qualitativo sta andando in onda sui vostri teleschermi. Cari amici, per questo meraviglioso guttuso con tutto rispetto per l'artista che appunto è semplicemente guttuso, stiamo parlando di un prezzo assolutamente abbordabile. Noi, diciamo così, stiamo qui per venderle le opere e quindi dobbiamo dire che assolutamente può essere molto molto più semplice di quanto pensiate rimpinguare la vostra personalissima collezione anche con questo guttuso. Catalogo generale, non è di piccole dimensioni l'opera, adesso ve la facciamo anche vedere a misura d'uomo come si dice. Enrico Crispolti, Renato Guttuso, catalogo generale, ecco qua, guardate, guardate che cosa faceva Guttuso e la melanzana di cui vi stiamo parlando, 85-52, eccola qua, sul lato destro anch'essa raffigurata. 1985, 51x32, firmato in basso a destra, da una collezione privata, è davvero una meraviglia questa sessione dell'opera di Guttuso di cui vi stiamo parlando, insomma, un'opera davvero molto bella, Stiano, potete usare anche non solo come si dice il canale delle telefonate, ma potete anche scriverci usando i social, perché siamo connessi sia su Instagram che su Whatsapp, ecco c'è cioè il canale di Messenger, Facebook e quant'altro. Benissimo, allora anni 30, 70 e 80, rispettivamente Utrillo, Tozzi, Guttuso, poi eh, passeremo a a Pignatelli, ma anche allo stesso Chi, anni 2000, insomma un escursus storico che ci porta un po' a tracciare gli ultimi decenni dell'arte del figurativo, eh, appunto dagli anni 30 fino agli anni eh, più recenti, dal 2000 in poi, con eh, Luca Pignatelli. A proposito di Luca Pignatelli, ve lo vogliamo far vedere, una delle opere più belle che abbiamo potuto raccogliere all'interno della galleria, ne abbiamo confermate davvero tante. Nel corso eh, dei giorni scorsi, l'ultima proprio in occasione dell'ultima trasmissione, la meravigliosa Afrodite, qui c'è una leggera penalizzazione estetica dettata dai riflessi sul vetro che difende l'opera. Infatti ehm, magari Riccardo poi la settimana prossima provvederà a, anche a tirarla giù dalla, dalla Teca che lo, che lo difende. Ecco, e che, che lo reinquadra all'interno, ma qui abbiamo un telone ferroviario di prima maniera, anni 2000, appunto, anno 2000 proprio, di Luca Pignatelli, nel quale va in onda tutta la meraviglia di questa intuizione geniale del più grande e più giovane artista italiano nel mondo, ecco, che oggi si possa effettivamente citare. Si intitola New York. Noterete le increspature del telone stesso, è un 80-60 e ovviamente dovete capire, comprendere, cogliere, per ogni opera noi stiamo organizzando dei messaggi no, sintetici, dei riassunti se volete, ecco dovete cogliere per quest'opera meravigliosa di Pignatelli qual è la differenza fra un'opera del 2000 e un'opera più recente, che non ha ovviamente... Nulla di secondo ordine, ma il fascino di quelle opere di ormai vent'anni fa è tutto riassunto, ricalcato e potremmo dire anche ricomposto nell'opera che Stefano vi sta riquadrando adesso con il supporto della sua telecamera. Un Pignatelli, insomma, del 2000. Questi teloni ferroviari, quelli usati eh, primissimamente dall'artista... Erano dei teloni che hanno un fascino oggi assolutamente diverso, assolutamente eh, magistrale eh, rispetto eh, alla produzione più recente che segue, che segue altre tecniche, che segue altre logiche, che segue altre caratteristiche. Quest'opera è particolarmente bella se non altro per la sua grandezza. Pensate, un 80-60 che può essere incorniciato anche senza il vetro, e sarebbe per, peraltro auspicabile per poter cogliere al meglio i riflessi della porpora argentea eh, che Pignatelli ha voluto usare per rendere l'effetto del cielo nebuloso sopra la metropoli newyorchese. Ma mh, potremmo dire anche perché ecco, un'opera è sempre meglio poterla ammirare senza il filtro, magari fastidioso di qualcosa che si inframezza fra eh, la stante e l'opera stessa. E quindi chiamate anche in questo caso, cercate di eh, cogliere l'importanza di portare a casa un capolavoro come questo. Abbiamo amici di galleria che praticamente hanno voluto Assolutamente, assolutamente un Pignatelli a casa, a casa propria. È amatissimo in Italia, soprattutto nel nord, in alcune regioni, abbiamo fatto caso anche a questo. Ma qui si parla del meglio, del meglio della produzione di Luca Pignatelli, della quale praticamente vi possiamo parlare in questa prima parte della trasmissione di oggi. Oggi abbiamo la presenza qui in galleria anche del nostro stesso direttore artistico che vi può dare. Personalmente, se volete delle delucidazioni, dei consigli, dei ragguagli oppure dei dettagli che diciamo con questa breve presentazione, non riusciamo a garantire un po' a tutti voi, benissimo. Allora, Stefano, da Pignatelli, quindi dal figurativo del 2000, passiamo ad un'altra opera molto, molto, molto affascinante. Cari amici, qui davvero si ha l'opportunità di fare un affare secondo noi molto importante, profondo. Vi stiamo per far vedere un'opera ancorché piccola di dimensioni, eh, infatti ecco, potrebbe essere un, definito un top small, ma un'opera che racchiude un po' tutta la tecnica qualitativa del grande Bai. E anche qui, se ci permettete, ci piace andare a dire che è un'opera ormai introvabile, soprattutto di questo fascino, di questa luminosità e bellezza. Guardatela, aspettate un attimo. Dicevamo cari amici siamo pronti, vi facciamo vedere, adesso eh, possiamo fare una cosa, guardate, possiamo organizzare una inquadratura su tre opere. Allora, tre geni, nel vero senso della parola, Bai, Pascali e De Dominicis. Eccoli qua, uno più bello dell'altro. Qui abbiamo tre figure degli anni 60, per così dire, non troverete davvero più, riteniamo così, eh, in giro per trasmissioni televisive e quant'altro. Vanno confermate oggi, va colta questa occasione imperdibile, soprattutto perché, sapete, anche qui è da diversi anni che si sta perfezionando l'esperimento, l'attività della trasmissione televisiva e per la prima volta capitano davvero in assoluto per la prima volta capita, quasi per, per miracolo, per caso, per una serie inaspettata di vicissitudini, contingenze come si dice favorevoli è capitato quindi del tutto. Eh, stranamente di poterle avere a disposizione, perché altrimenti è impossibile. Dicevamo De Dominicis, Pascali e Bai. Guardate Bai Top Small, dove eh, all'interno del suo riquadro c'è la sintesi di tutte le caratteristiche pittoriche di questo grandissimo genio, tanto amato quanto raro ed introvabile allo stato attuale. Partiamo con questo, poi vi parleremo del grande maestro della pop art italiana, insomma il mitico Pascali, o poi, e poi anche della foglia d'oro di De Dominicis. Ma qui, firma in basso a destra, i cordoni, eh, praticamente i tessuti, la pittura materica, eh, i bottoni stessi, ecco, che venivano usati dal grande Enrico Bai per... Interpretare le sue sensazioni, le sue emozioni, la sua pittura per il tramite appunto dei colori e soprattutto della tridimensionalità dei tessuti e dei materiali che pure abbinava ai colori. 1981 si intitola non a caso, è molto evidente anche l'origine del titolo stesso: Doppio Profilo è un acrilico e collage su tela, dicevamo. Top Small archiviato, peraltro, archiviato, abbiamo anche l'archivio, che vi consentirà di portare a casa vostra un qualcosa di manifestamente geniale e soprattutto irreperibile, ormai introvabile, che rappresenta per cui anche in chiave futura e prospettica un affare dal, davvero di primissimo livello. Facciamo vedere Pascali, tutta l'ironia di Pascali adesso, genialità, ironia, il genio della cinematografia nell'ambito pubblicitario un artista a 360 gradi, prematuramente scomparso, con questo soggetto che ha fatto eh, già in pre-trasmissione, sussultare sulla sede, davvero tanti, tanti collezionisti, perché non capita tutti i giorni. Le sue sculture totalizzano, lo sapete, milioni di euro nelle più importanti case d'asta del mondo. Qui abbiamo questo coccodrillo. Dal vago sapor sorridente, insomma, con l'occhio quasi sbarrato e questo sorriso da coccodrillo: lo potremmo definire così, no? eh, che, che ingenera un sorriso a sua volta in chi lo sta ammirando. Anche qui parliamo di un'opera archiviata, anche qui parliamo di un'opera assolutamente introvabile, vi sfidiamo a reperirla in un'altra trasmissione televisiva. Un'opera d'arte vera e propria. Cari amici, adesso ci andiamo anche un po' più dentro con la telecamera, vi facciamo vedere le pennellate supermateriche che la accompagnano. Potrete trovare delle carte di Pascali di più ridotte dimensioni, diciamo, più per cui mh, anemiche dal punto di vista dell'importanza storica. Qui abbiamo un'opera d'arte vera e propria. La tecnica è quella della pittura sul legno pressato del 1964, ricordiamo, registrata presso l'archivio Pino Pascali di Firenze, la mano ferma di Stefano adesso sta percorrendo il profilo di questo animale meraviglioso, tanto forte quanto geni in maniera proprio geniale reso eh, quasi comico dal genio della pubblicità, appunto Pino Pascali. Um, un'opera insomma per pochi, per pochi intenditori, un'opera che può essere ripercorsa con la lente di ingrandimento eh, infinitesimale nel dettaglio del singolo centimetro a divertirsi per ore ed ore. Insomma, un vero e proprio miracolo creativo ed espositivo, quello di cui stiamo parlando oggi su Pino Pascali, ma anche su Riecubai, ma anche per così dire sulle varie altre opere che pure vi abbiamo parlato per ripercorrere i decenni dagli anni 30 al 2000 come stiamo facendo oggi in trasmissione. Quindi il figurativo della storia italiana nel mondo è questo adesso anche ma in chiave se volete più da pop art. Poi una volta che decideremo ecco, di abbandonare l'inquadratura su Pino Pascali e sul dettaglio dello stesso Pascali, potremo andare sul terzo genio in rassegna di questo riquadro ulteriore di trasmissione televisiva, vale a dire su De Dominicis. Perché nell'opera ubiqua di De Dominicis abbiamo ecco, un altro accenno geniale degli anni 90 con tempera e oro su tavola, quindi i tessuti, eh, i cordoncini, i bottoni di Bai e poi il legno pitturato dipinto di Pascali, qui tempera e oro del grande. De Dominicis. Pubblicato in Gino De Dominicis Teoremi Figurativi, pagina 130 Cura di Vittorio Sgarbi, peraltro pubblicazione sul catalogo generale di pagina 484 di Tomassoni, e registrata l'opera presso la Fondazione Gino De Dominicis in Roma. Ce l'abbiamo solo noi. Ecco, potremmo parafrasare una famosa canzone rossiana, ecco. Qui davvero siamo solo noi ad avere quest'opera, oggi un'opera come questa di De Dominicis. Ovviamente quest'opera perché è un'opera unica ce l'abbiamo solo noi per forza, ma un De Dominicis di questo livello, di questa possanza, di questa forza espressiva, di questa valenza ecco, e di questa importanza trattandosi di tempera e oro su tavola, davvero non lo trovate più. Ci si sta appellando ai più grandi collezionisti, ai più veri intenditori di arte contemporanea e moderna, ci si sta appellando insomma, a tutti coloro che possono effettivamente anelare ad impreziosire la propria collezione con un Bai, non con un um, autore qualsiasi degli ultimi decenni, con un Pascali, con un De Dominicis, con un Guttuso, con un Tozzi, con un Utrillo. Con un Pignatelli. Insomma, speriamo davvero che stiate vedendo questa trasmissione televisiva perché ormai non capita più, non capita tutti i giorni, non capita davvero mai di poter assistere all'esposizione di opere come queste a questi prezzi. E questo deriva dall'ingegno e dalla lungimiranza anche da chi gestisce commercialmente, da chi gestisce commercialmente il palinsesto che abbiamo il piacere e l'onore di presentarvi. Andiamo su Bai. Facciamo rivedere il Bai a gentile richiesta Stefano, perché guardate che meraviglia, guardate. Guardate che meraviglia che è. Non capiamo come non arrivi ancora una conferma su quest'opera dell'81, un 24 x 18, acrilico e collage su tavola. acrilico e collage su tavola, Bai, Pascali, De Dominicis, Pignatelli, Guttuso, Tozzi e Utrillo, scusate come si suol dire se poco. Vogliamo ancora segnalare queste tre opere, le possiamo... A tale riguardo riassumere, eh, dicendo che sono opere degli anni 80, se, 60, 80 e 90. Quest'opera di eh, Bai, opera del 1981, l'opera di Pascali 1964, l'opera di De Dominicis 1997. Le facciamo vedere tutte e tre, Stefano, eh? perché così vuole adesso la regia visto che così viene richiesto anche dai nostri gentili telespettatori. Ecco qua, se volete qui abbiamo il figurativo in chiave Popart da De Dominicis a Pascali a Bai, tre geni ecco, che hanno dato il meglio di sé proprio negli anni, negli anni 60, 70, 80. E con questa inquadratura vogliamo salutare un nostro carissimo amico Franco da Firenze, eh, ringraziandolo per aver seguito e per seguire sempre la nostra trasmissione televisiva. Un caro abbraccio, De Dominici, Spascali, Bai. Vogliamo stare qui qualche minuto ancora prima di proseguire perché è troppo importante questo frangente di trasmissione, ma personalmente vorrei fare anche. Eh, I complimenti al nostro direttore perché ecco, è riuscito a fare l'ennesimo miracolo, per così dire, espositivo. Dovremmo quasi ospitare anche gli istituti scolastici oppure coloro che studiano arte da un punto di vista proprio della professione o per formazione professionale perché ecco, qui oggi si ha un'occasione più unica che rara di poter vedere tanti artisti di, del massimo livello possibile italiani nel mondo. Che ci insegnano a decifrare, a leggere, a vedere la poesia pittorica ed artistica degli ultimi decenni, appunto in chiave mondiale. Tempera e oro di De Dominicis, guardate, un top small anch'esso. Un altro, se volete top small, ma non più di tanto small: questo di Pascali, ecco la pittura sul legno compresso e poi il collage e tempera appunto su tela di, e tavola di Enrico Bai. Se volete tre top small, tre grandi pop art a confronto sulla parete centrale, uno più bello dell'altro, uno più importante dell'altro, ipotizzateli sulla stessa parete, basterebbero queste tre opere. Ci appelliamo sempre a chi ipoteticamente potrebbe avere la sostanza di poterle, per così dire, riassumere, confermarle, far proprie con un dieci mesi tasso zero magari e portarsele a casa. Guardate che meraviglia tutte e tre. Ecco il gusto anche di saperle abbinare, mettere insieme, di saperle regolare in un'unica soluzione per area tematica. Qui abbiamo il De Dominicis il Pascali ed il Bai. Il bello dell'arte è questo, l'arte che cerca di sconfiggere il qualunquismo, il non bello, oppure il concetto stesso della morte. Rimane per dire qualcosa, è una magia che si crea su un telo bianco, asettico, assolutamente non colorato, privo di nulla, con il nulla e per diventare una magia creativa, espositiva, un ingegno, un messaggio, una sensazione, un'emozione dipinta e pitturata. Cari amici, ci possiamo ora muovere verso un'altra opera eh, che pure abbiamo il piacere e l'onore di andarvi a presentare. Mi sono posizionato, Stefano. Di fronte all'opera di cui vi parlavo, perché è una fra le opere, diciamo, per la quale davvero siamo dei veri e propri sognatori. Questa in rosso riteniamo che sia uno spettacolo vero e proprio nell'arte tipica dell'estroflessione. Poi l'altra in bianco ha il fascino del bianco. Però ci permettiamo di dire questo: guardate, questo rosso dà la misura praticamente perfetta di Turi Simeti e, e poi. Il bianco, il rosso si mette per così dire, è un'opera sempre particolarmente accattivante. Un'opera del 2015, un acrilico su tela sagomata archiviata e pubblicata anche. Un'opera che insieme a quella bianca deve, riteniamo, essere confermata oggi, adesso, prima che torni a, diciamo, ad essere esposta nel mercato a 40, 50, 60 mila euro, anche 100. Guardate, voi sapete l'interesse per alcuni filoni tematici, no, artistici è pressoché ciclico. Eh, riconosciamo forse una leggera flessione del mercato su queste opere attuali, ma oggi confermare questo si metti e l'altro, anche, anche perché il maestro ecco, ha smesso no, di poter ehm, di, di esercitarsi nella esecuzione insomma, dei, dei suoi capolavori, beh, di produrre, questa è un'opera che va. Quest'altra è un'opera che va confermata. Turi Simeti con queste dimensioni, con queste colorazioni, con i classici temi degli ovali che nel bianco schizzano verso l'alto, dalla parte mediana inferiore verso l'alto a destra, gli altri invece ecco, che orizzontalmente si propongono all'immagine dello spettatore no? sulla parte mediana del quadrato. È un 80-80 questo rosso. L'altro pure. Opera questo rosso del 2015, gli Bianchi sono addirittura del 2008, entrambe le opere archiviate e pubblicate. Stesso prezzo, stesso prezzo. Un prezzo che fa impallidire, per così dire, i trend di mercato. Guardate la qualità, guardate come dice il nostro dottore, praticamente la perfezione nella manutenzione di questi capolavori di Turisimeti. Turisimeti è un messaggio che dobbiamo praticamente mandare adesso, va confermato oggi, riteniamo, più che mai. Oggi più che mai perché si deve capire l'importanza storica di un Simeti nella recente storia dell'arte, si deve capire ciò che Simeti ha rappresentato e rappresenta, si deve capire anche la valenza di queste due opere per che cosa? Per le dimensioni, per le colorazioni che le caratterizzano e soprattutto per gli ovali. Che sono disposti in maniera per così dire intonsa, perfetta, senza un graffio, praticamente rendendo appieno l'effetto dell'estroflessione sul quadrato di 80 cm per 80 che va a caratterizzare le opere stesse chiedete il prezzo al centralino, non possiamo dirvi niente, ovviamente è una proposta, noi pure, anzi vale a dire, questa realtà ha il gioco, la mission, di rendere la proposta appetibile, per cui ha la mission essa stessa di abbattere i prezzi, non c'è nessun interesse a mh, chiedere delle quotazioni troppo alte che lascerebbero per, per, per cui, diciamo così, non confermate le opere stesse. Il gioco è proprio questo, cercate di raffrontare le quotazioni con le altre che girano per il mondo, e cercate di capire se si meti, ecco, può essere appetibile in un soggetto come questo eh, oggi, in questo determinato periodo storico. Lo vogliamo ripetere, entrambi sono mh, archiviate presso la Galleria di Parte di Milano e sono anche pubblicate sul catalogo generale, eh, che pure fu tanto, tanto, tantissimo atteso e che poi è venuto alla luce, quindi due opere meravigliose che trovate anche in pubblicazione oltre che ad essere ovviamente regolarmente archiviate. Eh, vi portate a casa il più famoso e grande estroflessore italiano eh, nel mondo, Vivente, vivente eh, per cui ecco assolutamente un autore che si può ritrovare esposto come un cult riconosciuto, e riconoscibile oggettivamente nelle più importanti eh, sessioni ecco, pubbliche eh, di rilievo eh, inter internazionale, internazionale. Va bene, allora andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo a far vedere Chia con eh, quest'opera davvero fantastica del 2005, da Simeti all'ultima opera della terza parete. Opera del 2005, un'opera di un 1,50 m, quasi per un metro e dieci, vi abbiamo segnalato come eh, abbia una base di partenza in un'asta di domani di 32.000 euro, compresi i diritti, quindi un 25.000 euro di base d'asta confermato più i diritti. Chiedete chiedetene il prezzo a Riccardo che vi sta aspettando dal dietro il pannello della regia che sta rispondendo a quattro mani, davvero, sia al telefono che ai messaggi via WhatsApp. Insomma, questo Kia, questo Sandro Kia, abbiamo già ricordato, è quanto di meglio si possa eh, avere, proporre, analizzare, anche da un punto di vista proprio della dimensione, della dimensione estetica. Kia? Sandro Chia, 150 metro 1,10 cinquanta per un metro e dieci, con cornice da artista, transavanguardia italiana. Ah, possiamo far rivedere... In questo caso, forse, forse anche no, lo possiamo fare anche più tardi. Ecco la quotazione eh, con la quale viene poi proposto eh, nell'asta nella stessa. Ma eh, stiamo parlando anche qui di un'opera e di un artista, soprattutto di un filone molto, molto, molto importante che va, come dice il nostro... Direttore, insomma, attenzionato e confermato oggi, possibilmente prima che sia troppo tardi, anche in questo caso. Insomma, stiamo cercando di giocare, di valutare anche le opere in anticipo rispetto ad un divenire che riteniamo inevitabile, assolutamente scontato, ineffabile, cioè un qualcosa che non potrà che essere eh, secondo certe logiche, secondo certe eh, logiche progressive. Cioè non può che essere ancora più importante, rivalutato e nel mercato insomma, riqualificato questo capolavoro di Chia, perché ha troppo rappresentato in Italia e nel mondo nel concetto della transavanguardia e soprattutto nel recupero della pittura dai più grandi artisti degli ultimi decenni. Questo è un concetto oggettivo che non può assolutamente essere tralasciato, messo in secondo ordine e in secondo piano. Ma peraltro questo lo dobbiamo dire sia per Chia che per Simeti, come peraltro anche per Mambor, oppure per eh, lo stesso, figuriamoci De Dominici, Spascali, Bai, insomma, gli autori di cui vi stiamo parlando oggi in questa ennesima trasmissione televisiva. Affidatevi alla regia, allo staff tecnico, cercate di capire qual è la richiesta, come potete abbattere eh, per così dire l'impianto di una spesa immediata e in un'unica soluzione come la si può evitare, come si può ragionare per elargire i corrispettivi magari dilazionati nel tempo. In ogni caso cercate di confermarla e opzionarla prima che poi l'opera sfugga, se la state cercando, eh, a favore magari di un qualsiasi altro nostro amico o comunque mh, collezionista eh, amatore che si rispetti per, perché insomma, vi batta nel tempo. Va bene, Sandro Chia. Diretta streaming by eh, Roberto, e poi ecco il grado tecnico che è sempre per così dire confermato e garantito dal nostro Riccardo, ormai anch'egli eh, con eh, pluridecennale esperienza. Allora cari amici facciamo una carrellata a ritroso con qualche eh, minuto perché il nostro format prevede dopo la prima ora di trasmissione una breve scheda tecnica delle opere che vi abbiamo presentato, di tutte le opere e poi il focus conclusivo su quelle che il nostro direttore ci vorrà segnalare. Dunque, Sandro Chia, ripartiamo da qua, va bene? Un metro e 45 per... 1,10 m, olio su tela archiviata del 2005, senza titolo. Proseguiamo, vi facciamo vedere la seconda opera, Turisimeti, Total White, completamente bianco. Abbiamo i 5 ovali bianchi. Che si muovono diagonalmente verso la porzione alta a destra del riquadro di 80 cm x 80, tela estroflessa. Il più grande estroflessore italiano vivente nel mondo, Turisimeti, 80x 80, opera archiviata presso la De di Milano, opera pubblicata sul catalogo generale, edizione Schira, numero 1092. Pagina 759, oltre che ovviamente sul Maretti, anche a pagina 161. Bellissimo il bianco. Noi abbiamo fatto eh, di recente una meravigliosa mostra e anche una pubblicazione sul bianco italiano e non solo, che ha avuto un grande successo su tutto il territorio nazionale. Quest'opera poteva starci effettivamente e quest'opera è sempre particolarmente apprezzata, anche perché c'era. Perché è pubblicata anche su quel catalogo e è un'opera sempre particolarmente meravigliosa. Andiamo avanti. L'altra con il classico e il più bel rosso che noi definiamo Simeti. Con ecco, questo un po' rosso Valentino, i quattro vali in orizzontale. Acrilico anche qui su Tela Sagomata. Anche qui abbiamo. Le stesse coordinate dell'opera bianca, in effetti il nostro direttore ci dava un po' un indizio: costano uguale, cioè hanno lo stesso prezzo. Il bianco ed il rosso hanno lo stesso prezzo di riferimento, per cui eh, li potete anche confermare disgiuntamente. L'una vale l'altra. Volendo proseguire nella presentazione, passiamo ora a due artisti di scuola romana. Allora, Mambor da una parte e San Filippo dall'altra. Eh, ragazzi di Piazza del Popolo a sinistra, e l'altro, invece, gruppo, come sappiamo, Forma 1, dalla celeberrima eh, pubblicazione Forma, uscita solo in una edizione. Benissimo, a sinistra pertanto il concetto dell'Harley ed il concetto stesso della libertà di spazio, libertà di maniera, libertà di pensiero, l'essere liberi con la moto che è l'emblema no, della libertà stessa e a posto insomma, della raffigurazione del motore non a caso l'artista include, inserisce gli spazi infiniti eh, dell'orizzonte collinare, insomma, con una strada che si ripana anche oltre. L'altro, Forma 1, la forma, le dimensioni, i segni ecco, che vanno a tracciare il trade union tra l'arte astratta e quella del figurativo. Insomma, uno degli, dei più grandi esponenti del gruppo Forma 1, San Filippo appunto. Con quest'opera molto raffinata, che va compresa, che va capita, con la cornice d'artista, che può essere anche sostituita, se volete, ma questa è la cornice d'artista. Andiamo per ordine, per Mambor l'opera si intitola Paesaggio in moto e del 2007, un 60-80 di smalto e olio su tela, pubblicata sul catalogo di Mambor e l'altra invece quella di San Filippo che ritrovate a destra del vostro teleschermo all'archivio a cura di Antonella San Filippo eppure pubblicata sul catalogo generale delle opere di San Filippo stesso a pagina 285, opera del 67. Ripetiamo, abbiamo due esempi di artisti della scuola romana, qui il Forma 1 di San Filippo, l'altro è eh, la Pop Art italiana con i ragazzi di Piazza del Popolo, Mambor. Anche qui riteniamo si possa fare un parallelismo diciamo artistico, che nega e unisce un po' questi concetti, ancorché molto eterogenei e diversi. In ogni caso rappresentano, raffigurano, tradizionalmente, caratterizzano ecco, l'esecuzione pittorica dei rispettivi autori in maniera molto, molto pregnante. Cioè la moto, in Mambor, il concetto dell'Arley che spazia sugli spazi infiniti, l'altro invece il disegno, la forma, i segni che vanno a delineare varie forme appunto a dimostranza del fatto che ecco, si teorizza proprio ciò che il gruppo di Forma 1 aveva in mente di andare a diffondere. 1967, catalogo generale delle opere di San Filippo, ve ne facciamo vedere un estratto in eh, copia fotostatica. Allora eccola qua la opera, questa praticamente che vi stiamo facendo. Vedere un senza titolo del 67, dalle dimensioni comunque discrete, importante, un 45x60, eccola qua, pubblicata sul catalogo generale di Antonio San Filippo. E se la collezione vostra, ipotetica, eventuale, dovesse essere articolata per diciamo, un'opera per artista oppure per gruppo, ecco qui. Potrebbe essere un'occasione davvero da non perdere per. Eh, portarvi a casa il celeberrimo filone della forma 1 con uno dei suoi più grandi esponenti. Vedete un 60x45, la firma di San Filippo sul retro e la data 1967, la 36 del 67. Ecco qua. non ci facciamo mancare niente la transavanguardia, l'estroflessione di Turisimeti allora la pop art italiana con Mambor, ragazzi di Piazza del Popolo Forma 1, San Filippo i tre geni li possiamo rifare eh, che, che, che non dovete comprare dice, dice il nostro dottore perché insomma forse per così dire ecco, in prospettiva futura è meglio non offrire al mercato ora perché si rivaluteranno Davvero in maniera esponenziale, by Pascali e De Dominicis. Scherziamo ovviamente, cioè anche noi su qualche concetto eh, facciamo delle digressioni per così dire, un po' ecco, cioè ci, eh, facciamo dei, mh, dei paragoni assurdi per esprimere concetti poi realistici, veri. Qui ci appelliamo ai collezionisti dal palato fino, cioè ai collezionisti davvero veri intenditori di arte contemporanea e moderna, coloro che hanno già tutto magari di un livello più basso, queste sono delle perle di saggezza, delle pietre miliari, degli, di, sono autori, opere e soprattutto eh, raffigurazioni di capolavori che non possono e non potrebbero mai mancare in una collezione che si rispetti. Qui si fa con queste opere, per così dire, il salto di qualità. Da De Dominici a Pascali a Bai è indiscutibile, oggettivo e è assolutamente per così dire razionale parlare di un qualcosa che va a confezionare una collezione a 360 gradi, davvero con un livello che è pressoché eh, al, al massimo, se non altro in Italia e nel mondo, da Pino Pascali a De Dominicis a Bai il De Dominicis del 97 un 27x35 un top small di tempera e oro su tavola e oro su tavola tempera e oro su tavola la pubblicazione sul catalogo generale e poi praticamente varie altre come quella eh, a cura di Vittorio Sgarbi quella di Tomassoni Schira l'opera che, che appunto è registrata presso la fondazione di De Dominicis vari altri cataloghi che la riportano tante le telefonate che abbiamo ricevuto, insomma tutto va verso il concetto della rarità, della unicità, dell'occasione di avere un de dominicis come questo nella trasmissione televisiva. Andiamo più dentro con l'inquadratura Stefano, andiamo dentro de dominicis, facciamolo vedere Stefano, facciamo vedere questa foglia dorata con questa opera ubiqua per far capire cosa sta andando in onda. Solo questa trasmissione, in questo determinato momento storico, può vantare l'occasione di poter presentare questo De Dominicis alla vostra attenzione. E mi voglio taggere perché adesso ci stiamo un attimino qua a ricevere le vostre telefonate. Almeno una conferma su queste tre opere ce l'aspettiamo davvero, se non oggi, domani o comunque in settimana. È del tutto inevitabile. Oggi mh, i filtri per leggere questo palinsesto possono essere vari e molteplici: anni 30 e poi a, a seguire con Tozzi e Guttuso, diciamo il percorso storico che ci ha portato fino a Pignatelli per il figurativo italiano nel mondo. La parete centrale con i tre geni, e dall'altra parte Mambor e San Filippo, la scuola romana per così dire ragazzi di Piazza del Popolo e dall'altra parte proprio, ecco, il grande esponente di Forma 1. La terza parete assolutamente, eh, per così dire, apparentemente scollegata, scomposta, da una parte Turisimmeti con l'estroflessione dall'altra la transavanguardia. C'è una richiesta su Tozzi, quindi da De Dominicis, Spascali Bai ci riportiamo a Mario Tozzi e quindi... al figurativo del 1975. 65 x 54 olio su tela, pubblicata sul catalogo ragionato dei dipinti di Mario Tozzi e ve lo abbiamo fatto vedere almeno in una duplice occasione. Tante le richieste che si stanno diparando su quest'opera meravigliosa, e eh, su questa testina di Mario Tozzi che è davvero fantastica. La andiamo un attimino anche a descrivere. Guardate vi facciamo vedere dove è pubblicata, ma questa volta per fare anche un raffronto e un paragone su varie altre opere. Vedete, allora possiamo riprenderle davvero un po' tutte, no Stefano, di questa, di questa pagina. Le, le varie altre sono forse più confuse, hanno a nostro dire un'efficacia espressiva magari meno diretta ed immediata. Guardate il Carisma invece. Di questa in basso a destra che ancorché da sola riesce a dare praticamente una forza diciamo, espressiva, incisiva sicuramente maggiore. Una collezione incredibile dalla quale non a caso deriva e non a caso esposta in importantissime mostre. Non a caso le ricordiamo appunto, no? quella di Chiasso, quella di Firenze quella di Macerata, quella di Milano, Nizza. E solo opere importanti possono avere praticamente una storia come quella eh, che vi stiamo raccontando per questa figura di Mario Tozzi del 1975. Gli elementi rettangolari, squadrati, lineari si intersecano con quelli più circolari. E poi il collo allungato, l'altra la figura che si affaccia solo parzialmente dal retro e diciamo, i vari aspetti della geometria in verticale, in orizzontale ma anche obliquamente con la pennellata materica e le classiche tonalità cromatiche si dipanano insomma, in questo riquadro bellissimo. Per quanto concerne l'impressionismo eh, moderno, ecco, in occasioni eh, importanti nel mondo, nei prossimi giorni, come per esempio a Londra, eh, aste le più famose come Christis e quant'altro, dove, eh, eh, che cosa e quali autori possiamo reperire, quali autori possiamo ritrovare, ecco, Tozzi, Utrillo, non a caso questi sono i nomi che anche nel mondo sono dei veri e propri punti di riferimento. Ma dicevamo le pennellate materiche, le classiche tonalità cromatiche, i lineamenti eh, rettangolari, lineari, circolari, la testina, il collo allungato, insomma le dimensioni, fanno di questi capolavori dei veri e propri punti di riferimento. Per non parlare della cattedrale classica, se volete, di Utrillo con. Eh, il capolavoro nel capolavoro pittorico di questo grande autore. Adesso vi faremo vedere e vi racconteremo diciamo, aspetti che magari possono essere diciamo, più mh, o meno appariscenti, ma importantissimi. Anche per quanto concerne per così dire la tecnica no? che il grande maestro ha usato in questo, in questo frangente e in questa occasione. Allora, Stefano, andiamo dentro Utrillo, se puoi. Intanto per far vedere la maestria, la bravura di come ha realizzato il cielo nuvoloso, fino a poi a delineare la lucentezza delle singole micro pennellate mattone per mattone di questa cattedrale di Utrillo davvero, davvero fantastica, davvero fantastica. Eccola qua, l'inquadratura intanto frontale. Ci sono dei riflessi fastidiosi che dovete mentalmente quantomeno eh, eliminare, anche perché è impossibile per ora diciamo, non farli vedere in televisione. Poi cercheremo di argomentare anche l'assetto delle luci e delle inquadrature, però. Ecco, le tele migliori di Utrillo come è risaputo sono quelle che ritrae paesaggi nei dintorni di Parigi, chiese antiche, dimore rurali, eh, fino a poi a prediligere la periferia della capitale. Ma proprio il concetto delle cattedrali ci riporta a parlare del suo catalogo generale, delle opere di Utrillo che pure abbiamo voluto selezionare e delle opere di Utrillo che oggi vanno. Eh, aggiudicate in asta a 100.000 sterline più i diritti, quindi a 150.000 euro per soggetti diciamo meno affascinanti, meno belli rispetto ad una classica cattedrale come questa peraltro. Guardate, ve lo facciamo rivedere: 100.000 euro, 150.000 euro per questa casa di campagna, aggiudicazione di Utrillo un pochettino più grande nelle dimensioni rispetto a questa cattedrale, però sicuramente ci permettiamo di dirlo meno affascinante dal punto di vista estetico. Allora, a sinistra il soggetto stesso, così come descritto dall'autore, a destra firma anno e mese, settembre 1937, e poi guardate con occhio... Diciamo clinico, analitico, da esperti, quello che riesce a fare Utrillo per questa cattedrale, eh, che è un inno alla Vergine Nera 1937, un 50-40 di olio su tela. Guardate cari amici qui si ha proprio eh, la oggettiva sensazione di trovarsi di fronte a una di quelle opere intanto che capitano davvero iper raramente di poter commentare o comunque di poter farvi vedere eh, direttamente dal vivo ma basta guardare questa immagine, questa inquadratura e soprattutto basta immaginare ecco guardate il dettaglio, il micro dettaglio sul quale ha lavorato l'artista, l'autore per poter rendere la magnificenza di quest'opera nel suo complesso, questa cattedrale intitolata appunto alla Vergine Nera, che ha dell'incredibile, praticamente, eh, praticamente e semplicemente dell'incredibile. E allora eh, vi, vi portiamo ad immaginare anche il livello artistico, guardate il cielo, le nuvole, come vengono, come vengono rese, ad esempio, nella parte sovrastante la cattedrale stessa, a fianco dell'elemento più alto della struttura architettonica sul quale, non a caso, è riposta, è riposta la figura della, della, della Vergine appunto, eh, con la corona. Vedete, è un'opera di fondamentale importanza, è un'opera davvero di quelle con. Eh, la O maiuscola è un'opera che comunque deve indurvi a chiedere quale sia la quotazione, la richiesta, perché assolutamente è fuori dal coro. È un'eccezione, un'occasione imperdibile che vi consentirà di aggiudicarvi, in, in gergo, a tecnico, ecco, un'opera di Utrio come questa a decine e decine e decine di migliaia di euro in meno. Rispetto a quello che sta totalizzando nel mondo e questo è assolutamente oggettivo, comprovabile, ecco, è assolutamente verificabile e accertabile. L'evoluzione del figurativo, anni 30, Utrillo, anni 70. Mario Tozzi, possiamo spostarci, Stefano, e ritorniamo su Guttuso degli anni 80. Allora, Utrillo, Tozzi, Guttuso, eccoli qua, guardate adesso questo Guttuso. Prima, un nostro telespettatore ha fatto le congratulazioni, i, compl i complimenti più profondi al cameraman per. Una meravigliosa inquadratura a planare no, sulle micro pennellate ecco, che eh, sono state riprese proprio eh, con il dettaglio della telecamera e che ci fanno vedere quale sia stata la bravura di Guttuso nel dipingere questo ennesimo eh, spazio mh, praticamente dedicato alla natura. Olio su tela dell'85. Abbiamo una pubblicazione sul catalogo generale anche in questo caso a cura di Crispolti. Insomma, anni 30 con Utrillo, 70 Mario Tozzi e fino agli anni 80 di Cuttuso. Poi, a gentile richiesta, vi facciamo rivedere anche l'opera di Luca Pignatelli, eh? l'opera del 2000, la New York del, del 2000. La New York del 2000. Ok, rimaniamo di fronte a questo Cuttuso. Chiedete il prezzo, chiedete la quotazione. Insomma, c'è la possibilità di portarsi a casa un meraviglioso guttuso, un meraviglioso guttuso, ad un prezzo che potrebbe attenersi ad un semplice pittore di medio livello, magari assolutamente non eh, straconosciuto, anzi sconosciuto. Guttuso del 1985, abbiamo confermato varie altre opere del grande maestro Guttuso, eh, forse è opportuno adesso farvi rivedere eh, la pubblicazione anche di, questo, anche di questo piccolo grande capolavoro del grande genio italiano del eh, figurativo. Mm, ovviamente melanzana e paesaggio dell'85, ecco vedete firmato e, e datato, è, questo è il riquadro di questa pubblicazione, questo è il dettaglio a cui ci vogliamo riferire e poi magari possiamo andare a rivedere vari altri elementi pittorici che accompagnano quest'opera del, del guttuso. Chiedete, chiedetene il prezzo, vi stupirà, vi stupirà davvero. Chiedetene il prezzo perché vi stupirà davvero. L'ultima mezz'ora andremo a ripercorrere poi varie altre opere che ecco, sono state segnalate un po' dai nostri gentili telespettatori nel corso della trasmissione televisiva: Utrillo, Tozzi, Cuttuso, Pignatelli, I tre geni, poi Bai, Pascali, De Dominicis. La scuola romana con forma 1. San Filippo e Mambor, i ragazzi di Piazza del Popolo. Due 80 di Turi Simeti e il grande riquadro, il grande inno alla transavanguardia italiana. Il palinsesto di oggi fa rabbrividire, fa vibrare le vene ai polsi. Andiamo avanti. Adesso cari amici, concentriamoci su un altro dettaglio e un altro esempio di questo programma davvero molto bello. Abbiamo un'altra opera che siamo certi certi, matematicamente certi di confermare nel corso di questa settimana che sta per entrare, insomma, della prossima, diciamo così, se non oggi, domani, dalle 17 alle 19 nella differita domenicale, oppure nei prossimi giorni appunto della settimana a seguire. <coughs> Scusate, anno 2000, si intitola New York, vinceva il premio Cairo, quello che oggi si conferma come l'artista più interessante, il giovane artista più interessante italiano nel mondo. Guardate questo primo telone ferroviario, quest'opera ormai ha quasi vent'anni, le, le varie cuciture insomma, in orizzontale, le increspature, la porpora argentea, l'effigie quasi accennata, ecco, quasi ipotizzata soltanto della New York, della metropoli, del centro della città più famosa al mondo in chiave moderna su telone ferroviario. C'è tutto Pignatelli, c'è il Pignatelli del 2000. C'è l'olio sul telone ferroviario che probabilmente è il più interessante che si possa desiderare adesso in questo momento. Insieme ad un'ipotetica Afrodite sempre di quegli anni, insieme forse ad un treno in corsa sempre di quegli anni. In ogni caso da qui parte l'inquadratura di cui vi stiamo un po' parlando, vedete? È scomposta dal riflesso del vetro, ma si può risanare tutto evitando il vetro, la si può incorniciare differentemente e vi portate a casa un'opera di un carisma, di una forza espressiva e soprattutto di una originalità per materiali, elementi pittorici, base di partenza, un telone grezzo di un carro ferroviario che diventa dal suo anonimato un'opera d'arte di primissimo livello. La New York del 2000 di queste dimensioni di Luca Pignatelli è un cult, è un qualcosa che non può assolutamente e altresì mancare in un'altra vostra ipotetica raccolta. Proseguiamo allora, caro Stefano, con Bai. C'è un nostro amico che vuole rivedere questa, questa piccola grande opera, questo Top Small. Sappiamo che in tanti stanno cercando un Bai qualsiasi, possiamo dire così. Ma diciamo così perché non si trovano davvero più. Guardate, questo è dell'81, si intitola Doppio Profilo e può essere vostra con uno sforzo irrisorio. Perché è importante quest'opera? Perché è manifestamente molto molto bella, perché emana luce, colore, è molto per così dire vivace dal punto di vista degli accostamenti, vedete, delle varie tonalità cromatiche, è un'opera che racchiude tutto Bai, è un'opera che vi aspetta all'incrocio della convenienza perché vi fa risparmiare migliaia e migliaia di euro, ma ci permettiamo anche di dirlo, se poi ecco, si eh, fa riferimento al messaggio artistico del nostro direttore, beh, ve li può far anche guadagnare indirettamente, perché è una meraviglia ciò che sta avvenendo. Nel commercio, in Bai, in Pascali, in De Dominicis, ma anche nello stesso per così dire Tozzi, Utrillo, oppure si la transavanguardia, forse, forse vale sempre il concetto che nell'arte si compra quando qualcun altro non comprerebbe. Forse bisogna essere antesignani dei tempi, forse bisogna seguire semplicemente il cuore per portarsi a casa un'opera, per il semplice fatto che è di nostro gradimento, ci crea un'emozione, ci fa star bene, ci fa gioire. Ma diversi sono i filtri che si possono usare. Manca una corrente di pensiero alla nostra raccolta, manca un artista, manca... Una tecnica esecutiva, manca insomma un periodo storico, manca un genio. Vedete voi, voi lo sapete, voi potete capire quale può essere il motivo per attenzionare questo buy e farlo diventare l'oggetto dei vostri desideri per il tramite di questa proposta televisiva, che ha solo lo scopo di rendervelo possibile, abbordabile. Questo è. E questo stiamo cercando di spiegare ai nostri gentili telespettatori con il supporto tecnico ecco, di Riccardo e Roberto, insomma, nel dietro le quinte. Andiamo avanti. Da Bai allora ci spostiamo alla pittura sul legno compresso del genio della pubblicità, Pino Pascali. Dicevamo la Poparte per eccellenza. Qui si ha la Poparte all'ennesima potenza, qui si ha il genio più raffinato ed elegante, il genio artisticamente più ponderabile diciamo più attenzionabile, più anche di rilievo che si possa argomentare in una trasmissione. Genio e opera geniale del 1964, pittura su legno prestato, registrata, archiviata, con tanto di pubblicazioni al seguito. Insomma, un'opera semigoliardica, un'opera irrisoria, un'opera che fa, ci fa sorridere, un'opera che ci propone un sorriso appena accennato e che induce anche a farlo. Questo animale è davvero molto bello, che diventa divertente. Una vera e propria opera d'arte, non la semplice e solita carta. Certo, non abbiamo le quotazioni eh, dei milioni e milioni di euro che totalizzano le sue sculture, ma qui abbiamo un'opera a tutti gli effetti, un'opera unica, il coccodrillo ecco, di Pino Pascali. Facciamo vedere il Pascali anche sulla parte del retro, eh? pesantissima fra l'altro. Ecco, guardate, possiamo parlare di un'opera d'arte anche sul retro, un'opera nell'opera. Il nostro dottore direbbe: Non so cosa aspettate a confermarla, non si troveranno più opere di questo rilievo, di questa importanza, di questo livello e di questi autori, di questi artisti, davvero fantastici. Eh? Benissimo. Pino Pascali. Da Pino Pascali ci vogliamo spostare al terzo grande nome, quello di De Dominicis, un'altra Top Small, un altro genio fuori dal coro, un altro artista che espone ormai e che viene riportato, richiamato nelle più importanti eh, occasioni di mostra nel mondo. Gino De Dominicis Teoremi Figurativi è la pubblicazione che raccoglie anche questa ennesima ed ulteriore ehm, opera a pagina 130 e poi pubblicazione anche sul catalogo generale a pagina 484 a cura di Tomassoni, Schira. Registrata quest'opera presso la Fondazione De Dominicis in Roma. Che dire, è un 27x35 di Tempera e Oro su Tavola. Non eh, si può ritrovare, oggi non si ritrova, non si rivede, non si può riannoverare un'altra opera di questo magnifico maestro altrove, in qualche altro esempio, in giro praticamente per sessioni televisive e quant'altro. Per cui Bai Pascali De Dominicis e poi Pignatelli, Guttuso, Tozzi, Utrillo, i ragazzi eh, della scuola romana da Forma 1 San Filippo a Mambor, i ragazzi di Piazza del Popolo. E poi eh, ecco, Turisimeti e la Transavanguardia con Sandro Chia il grande parinsesto di oggi. Andiamo avanti con una breve scheda tecnica, allora se, se, se siete d'accordo per gli ultimi, per così dire, dieci minuti, poi gran finale con un focus su qualche opera che ci potrà segnalare il nostro direttore artistico. Facciamo vedere quest'opera molto raffinata di eh, San Filippo sul retro, ecco, la numero praticamente 34 del 67, la firma. Forma 1 è, è appena visibile, dobbiamo fare tutto lo sforzo possibile ed immaginabile per eh, poterla far apprezzare sui nostri teleschermi. Ok, vedete qui il concetto per l'appunto: è, è quello del segno, è quello del segno, il segno primordiale. Che determina e che crea la forma. La forma come concetto che unisce l'astratto al figurativo, per l'appunto, la parte mediana fra questi due macro elementi teorici. Forma uno con San Filippo, uno dei suoi eh, più grandi esponenti, eh, più grandi teorizzatori, un elemento assolutamente. Fantastico, formidabile, meraviglioso, molto elegante. Anche questa è un'opera che vogliamo dedicare e inoltrare idealmente a coloro che si intendono davvero di arte, ai veri cultori, a coloro che hanno il palato fino. Mammor, l'altro pure, in abbinata a questo: è un concetto che ci riporta invece ai ragazzi di Piazza del Popolo, insieme a Schifano, Festa, alla stessa Fioroni, insomma a quei grandi nomi che pure abbiamo presentato più volte sui nostri programmi televisivi. Ricordiamo, cari amici, che in questo frangente saremo presenti con rinnovati parinsesti, praticamente ogni sabato, con nuove opere e nuovi artisti. Vi ricordiamo altresì che ovviamente potrete richiedere non solo gli artisti che sono puntualmente presentati in televisione, bensì vari altri che pure sono disponibili all'interno della Galleria. Potete usare il rinnovato sito internet per scrivere al nostro staff. E ogni canale possibile, insomma, per qualsiasi approf approfondimento, delucidazione e quant'altro. Detto questo, ecco: ci piace andare dai tre geni: li abbiamo definiti così: di Bai, Pascali e De Dominicis ai due grandi della scuola romana come Mambor e San Filippo. Che adesso vi riprendiamo insieme prima di muoverci verso un'ulteriore eh, opera un'ulteriore opera, quella appunto. Eh, che inneggia alla transavanguardia italiana, da non sottovalutare mai perché darà sempre e comunque delle grandi, delle grandi, delle grandi soddisfazioni. A destra San Filippo, a sinistra Mambor. Filippo, anch'esso prematuramente scomparso, solo a 56 anni a fronte di un incidente stradale a Roma. Mambor, un grande esponente invece della, della Pop Art, con quest'opera che sta piacendo tanto, eh, stanno chiamando davvero in moltissimi. Anche quest'opera sa raffigurare bene, sa caratterizzare bene la poetica espressiva insomma, ed artistica dello stesso Mambor. Ok, riepiloghiamo soltanto i nomi. Utrillo, Tozzi, Guttuso. Pignatelli, Bai, Pascali, De Dominicis e poi San Filippo e Mambor. Detto questo, ci portiamo, ci portiamo a Sandro Chia, Transavanguardia italiana. Ci sono tanti, tantissimi contatti, soprattutto perché qui si è capito che davvero si ha un prezzo speciale. Ci stiamo. Ci stiamo qualche minuto, eh? ci stiamo qualche minuto per qualche dettaglio in più. Quest'opera davvero mastodontica per misure, quest'opera di un metro e mezzo per un metro e dieci, quest'opera del 2005, quest'opera che ha dei rilievi cromatici che ci fanno eh, davvero far sognare. Soprattutto ecco, è un'opera con uno stato di manutenzione praticamente perfetto, nonostante ormai sia un'opera particolarmente datata sia un'opera appunto del 2005. Ci stiamo qualche istante, chiedetene, chiedetene ovviamente le quotazioni, chiedetene la richiesta, chiedetene il prezzo, opera che è anche regolarmente archiviata all'archivio Kia al numero 30 642 Poi ci, ci muoveremo poi per i vari altri frangenti di questo parinsesto magico, eh? davvero. Ecco, guardate. Anche qui, con qualche inquadratura di dettaglio, sarebbe facile comprendere ed apprezzare no? la bellezza di questi colori: il rosso, l'arancio, il verde quasi fluorescente, insomma i gialli. C'è un po' di tutto, è un'opera tutta della transavanguardia, c'è tutta la transavanguardia qui dentro. E poi i classici lineamenti di questo classico soggetto eh, che è l'elemento centrale di questa poesia espressiva di Sandro Chia. I drappeggi che sono il cielo di quest'opera. Ecco. Un caro saluto alla signora Maria Gabriella che è anche una grande intenditrice eh, di arte, grande affezionata, ci segue davvero sempre e abbiamo fatto anche delle belle cene eh, insieme a lei. Se ne intende di arte e soprattutto di tecnica nell'arte. Quest'opera della Transavanguardia ci parla insomma del saper dipingere del ritorno alla pittura, di un movimento che ha avuto una grande teorizzazione, anche filosofica, letteraria, eh, artistica, e che ritornerà in auge prepotentemente. C'è un grande affare, cornice, cornice d'artista, che ne ampia le dimensioni, il riquadro, e che arriva a 1,45 m per 1,10 m. Vi aspetta perché è un'opera che con queste dimensioni... Grida davvero vendetta per la quotazione che la accompagna. Qui c'è un affare davvero formidabile, davvero bellissimo. Salutiamo anche Ludovico, eh, un altro nostro amico che segue questa trasmissione: un grande disegnatore, un grande disegnatore, fumettista ma non solo, soprattutto nei dettagli animaleschi. Insomma, eh, ci sono tanti, tanti artisti che apprezzano l'arte, che ci seguono. Ai quali piace questa trasmissione, piace vedere sempre opere diverse. Bene. un riepilogo fugace al ritroso. Transavanguardia italiana, l'esempio da seguire con quest'opera che diciamo ha una quotazione spettacolare. Andiamo Stefano. Ultimi minuti di questa trasmissione televisiva. Due simeti, ognuno 80 per 80. Se preferite il bianco, pubblicata anche in un nostro catalogo in occasione di una mostra sul bianco italiano e non solo, oppure il rosso Valentino, rosso Simeti con i quattro vali orizzontali: fa nulla, l'una per l'altra, hanno lo stesso prezzo, la stessa quotazione. Qui si ha il più grande strofessore italiano, in bianco o in rosso praticamente, da poter confermare anche in prospettiva commerciale prodromica. Benissimo, proseguiamo. Due artisti autori della cosiddetta scuola romana, i ragazzi di Piazza del Popolo con Mambor, Corrente, Schifano, Festa, Fioroni e quant'altro con la Harley ed il paesaggio a posto del motore che ne simboleggia, insomma, i profili della libertà di movimento e poi l'altro San Filippo con il classico potremmo dire il caratterizzante elemento del segno e delle forme, infatti esponente, cultore, fondatore del movimento e del gruppo Forma 1. Poi un genio che abbiamo solo in questa trasmissione televisiva, ormai introvabili le sue opere nelle varie televendite. Questo questa ubiqua di De Dominicis con la foglia d'oro su tavola, insomma, una tecnica davvero per pochi intenditori, un elemento questo che vogliamo appellare a chi davvero si intende d'arte. Questo concetto prosegue anche per Pino Pascali. Questo coccodrillo dal sapor vagamente sorridente Infatti simboleggia l'allegoria del concetto pubblicitario, della trasformazione delle forme e anche della manipolazione delle forme più aggressive in chiave diciamo, più leggera. La pittura sul tavolo, sulla tavola compressa, su, sul legno compresso. Ecco, genio pubblicitario, cinematografico, pittorico, insomma, troppo prematuramente scomparso, avrebbe dato davvero tantissimo nel mondo, anche perché oggi totalizza milioni di euro nelle sue sculture, come pochi altri. Bai, un top small nel quale abbiamo tutto Bai. E praticamente, ecco, i contorni, i collage. Eh, i cordoni, i bottoni le stoffe praticamente i colori che si abbinano in maniera magistrale il tessuto sottostante, la tavola è un qualcosa di davvero meraviglioso, genio milanese con Pascali e De Dominicis rappresentano i tre grandi insomma un palinsesto questo davvero molto, molto, molto variegato e molto eterogeneo ci avviciniamo al finale di questa trasmissione televisiva passando per il telone ferroviario di Luca Pignatelli e questo olio su telone con la porpora argentea, ecco, concetto teorizzato esclusivamente dal grande Pignatelli, irripetibile: un'idea, un pensiero, un'intuizione che non può mancare in nessuna collezione attuale, ecco che si rispetti. Qualche istante di ennesima ed ulteriore inquadratura, poi proseguiremo davvero con il gran finale dei tre grandi, Utrillo, Tozzi e Guttuso. Ci siamo, telefonate, telefonate, chiedete, ecco, mandate messaggi e cercate di ehm, riordinare un po' le fila dei vostri discorsi per capire cosa può essere in questa ultima fase di trasmissione televisiva l'opera da confermare. Abbiamo il 10 mesi tasso zero ecco, garantito dalla direzione artistica e comunque reso possibile un po' a tutti coloro che vorranno far propria un'opera fra queste che vi abbiamo presentato. Ultimi minuti di trasmissione, Stefano, le riprendiamo tutte e tre insieme. Salutiamo anche il nostro pittore locale, per così dire, il grande Calisti, che ci viene a trovare sistematicamente all'interno degli studi televisivi. Cari amici, eh, terminiamo da dove siamo partiti: il grande maestro francese Utrillo, il grande maestro italiano Mario Tozzi insieme a Guttuso. E allora abbiamo gli anni 30. Gli anni 70 e gli anni 80. Abbiamo tre tecniche completamente diverse: quella di Utrillo fatta, fatta da micro pennellate, quella più geometrica e lineare del grande Mario Tozzi, quella praticamente miracolosa nel raffigurare elementi di natura morta o vivente di Guttuso, il più grande probabilmente ecco, eh, genio artistico degli ultimi decenni per quanto concerne l'arte appunto del eh, figurativo. Tre esempi, tre occasioni. Tre sollecitazioni all'emozione di ciascuno di noi guardate queste opere, una più bella dell'altra davvero, che non vi debbono questo è il messaggio che vogliamo usare per accompagnare questo ultimo tratto di presentazione della trasmissione televisiva non vi debbono far eh, per così dire frenare nel chiedere il prezzo a fronte del blasone dei nomi che vi stiamo presentando. Cioè è un nutrio, è vero, è un Tozzi, è un guttuso, ma li potete raggiungere con molto, molto meno rispetto a quello che potrete anche pensare, potreste pensare di poter spendere questa melanzana pubblicata, archiviata questo Tozzi anch'esso strapubblicato e archiviato, come peraltro anche Lutriglio. Vi abbiamo reso eh, visibili i dettagli delle pubblicazioni e delle archiviazioni un po' nel corso di tutta la trasmissione televisiva più riprese, vi rimane, non vi rimane altro che confermarle eh, per il tramite del canale telefonico anche televisivo, oppure venirle a vedere di persona, oppure ecco, chiedere al, all'amico Riccardo di portarle a casa vostra per vederle personalmente dal vivo. Tante le telefonate, i contatti, i messaggi che abbiamo voluto recepire e ricevere eh, su Messenger, Whatsapp e eh, quant'altro. Siamo ben lieti di avervi fatto vedere questi capolavori pazzeschi che andranno verso una sicura conferma nelle prossime ore, barra nei prossimi, nei prossimi giorni. Rimaniamo qua negli ultimi 3, 4, 5 minuti di trasmissione. Adesso tradizionalmente si tirano le file del discorso e quindi molti si decidono in questa parte finale. Cercate di battere gli altri sul tempo, cioè fate la conferma prima che qualcun altro, insomma, come spesso è accaduto, eh, vi soffi un po' l'opera per qualche secondo, per qualche minuto di tempo. Utrillo, Tozzi, Guttuso, Pignatelli, Bai, Pascali, De Dominicis e poi San Filippo e eh, l'altro. Esponente Mambor della scuola romana, Turi Simeti e Sandro Chia. Un palinsesto museale nella trasmissione televisiva, di assoluto riferimento per eterogeneità degli artisti, per qualità delle opere, ma soprattutto per importanza anche estetica e storica delle opere stesse. Cari amici, chiamate, mancano tre minuti alla fine della trasmissione televisiva. Bene, carissimi amici, allora concludiamo la trasmissione con l'ultimo appello. Guardate questo meraviglioso Tozzi: se ha fatto tante mostre, se l'archivio ha dato tutti questi elementi, rassicurazioni, insomma, un perché ci sarà. Dicevamo. E allora, queste sono tre opere, per così dire, una più importante e bella dell'altra. Ma questo Tozzi grida davvero vendetta ad essere lasciato qua ancora per qualche ora. Aspettiamo la conferma. E l'abbraccio ideale va a tutti voi che avete seguito anche questa ulteriore ed ennesima trasmissione. Grazie a Riccardo e Roberto, grazie a Stefano, il nostro cameraman. Grazie al nostro direttore, sempre precisissimo nella regia artistica e tecnica di questa meravigliosa trasmissione televisiva. Concludiamo con De Dominicis, eh? l'artista marchigiano. Ecco qua, De Dominicis che dà la copertina all'importante asta di Christis, 3-4 aprile a, a Milano, guardate, un'opera di De Dominicis, scelta proprio per fare da copertina a questa meravigliosa occasione evento evento diciamo, mondiale, eh, articolato proprio da Christis. È più bella di quest'opera che vi stiamo inquadrando adesso? Non diremmo, con tutto rispetto, ecco chi è Gino De Dominicis, magari totalizzerà sui 100-150 mila euro. Chiedete qual è il prezzo di questo capolavoro del maestro Marchigiano. Terminiamo qua. Grazie a tutti.